Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video in collaborazione con la Raffaello Editori. Vi facciamo vedere qualcuno dei contenuti digitali compresi all'interno del bellissimo libro Spazio Arte. Metto il link per acquistarlo in descrizione, qualora foste incuriositi da questo magnifico testo di cui ho curato moltissimi contenuti digitali. Io sono Ombretta e oggi sono qui per approfondire insieme a te i colori ad olio, la poesia dell'arte, il colore più importante per chi vuole essere un artista. Quello su cui si sono cimentati tutti i grandi pittori della storia dell'arte e se lo hanno usato loro un motivo ci sarà. I colori ad olio altro non sono che una pasta di colore fatta con pigmenti e olio di lino cotto e degli essiccativi che servono per far essiccare la pasta una volta stesa sulla tela. Il colore ad olio si presenta in tubetto. I tubetti possono essere di diverse dimensioni, ma pur sempre tubetto. Non ci sono altre forme di erogazione del colore. Il colore ad olio si presenta come una massa grassa, ben lucida, molto cremosa e si può usare sia usato in purezza per delle pitture appunto molto grasse e molto ricche che diluito con dei medium. Principalmente un po' da tutti viene diluito con essenza di trementina, ma in realtà questo non fa molto bene al colore perché ne solubilizza la composizione. Molto meglio usare dei medium come gli oli, ad esempio l'olio di lino cotto se se ne vuole fluidificare ancora la texture, oppure dei medium alchilici se si vuole accelerare il tempo di essiccazione del colore. E sì, perché il colore ad olio ci sta davvero tanto per asciugarsi completamente una volta steso sulla vostra opera d'arte. Può starci anche una settimana, 10 giorni per asciugarsi almeno all'evidenza. Poi per asciugarsi totalmente ci sta ben 6 mesi per asciugare ogni minima parte di esso. I medium possono essere tanti, ci sono dei medium ritardanti, quindi che allungano i tempi di essiccazione, ci sono dei medium invece che accelerano il tempo di essiccazione, questi sono i medium alchilici. Il medium alchilico ha la virtù di non far cambiare totalmente nel tempo la colorazione del tono, mentre gli oli potrebbero col tempo far virare il colore che abbiamo dato ingiallendolo ulteriormente. Ci sono anche dei medium volumizzanti per dare una texture ancora più voluminosa al colore stesso, e questi si usano soprattutto quando vogliamo una pittura molto materica. Ci sono anche delle terre da aggiungere ai colori per dare un aspetto ruvido al colore stesso. Questa terra può essere un qualunque inerte, come ad esempio una qualunque sabbia di qualunque dimensione noi vogliamo. Ci sono infatti sabbie molto sottili e sabbie molto spesse. Queste conferiscono una matericità al nostro olio davvero particolare. Sembra quasi che sia una materia molto corrugata e ruvida, bellissimo effetto. Con cosa si stendono i colori ad olio? Naturalmente con i pennelli. I pennelli possono essere di diversificata forma e natura. Ci possono essere i pennelli sintetici, possono essere pennelli sintetici di martora e quindi dei pennelli flessibili che lasciano un film liscio, come dei pennelli sintetici invece un po' più ispidi che lasciano uno spessore di pittura un po' più accentuato. Possiamo usare i pennelli naturali in setola di bue morbida e qui, come vi dicevo prima, per la martola sintetica anche questi lasciano un film sottile e liscio, mentre possiamo usare i pennelli in setola di bue naturale ispidi che invece lasciano appunto un passaggio molto più evidente della materia e quindi una pellicola pittorica molto più mossa. Possiamo utilizzare diverse forme di pennelli, tutte le forme che vogliamo a seconda delle cose che vogliamo dipingere, quindi non ci sono delle forme migliori rispetto ad altre, quindi tutto dipende da ciò che vogliamo dipingere e dalla grandezza della superficie del quadro che andiamo a dipingere. Abbiamo parlato dei pennelli, parliamo delle superfici su cui dipingere. I supporti per i colori ad olio sono molteplici. Con i colori ad olio si può dipingere su particolari tipi di carta. Infatti sono stati creati degli album appositamente studiati per ricevere la materia grassa del colore ad olio. Potete dipingere anche sui cartoncini telati, sulle normalissime tele, e poi potete dipingere con l'olio anche su superfici diverse come il cotto o le pareti.
Potete dipingere anche su tavoletta di legno debitamente preparata con tela e gesso. Quindi l'olio è una materia che si adatta a diversificati tipi di supporto. Sta a voi sperimentare quello che vi piace di più. Un metodo stupendo per dipingere con i colori ad olio è la pittura a spatola. Questo si differisce dai precedenti che vi ho elencato dall'utilizzo di uno strumento diverso che è appunto la spatola. Anche qui le spatoline possono avere diversificate forme, possono servire per apportare materia grassa al quadro, quindi per mettere copiosamente i colori ad olio sul quadro o per asportarla con dei graffi e delle mancanze materiche che ondeggino la superficie della pellicola pittorica in maniera veramente movimentata e bellissima. Particolarità del colore ad olio è la sua asciugatura lucida e brillante, è veramente molto bella e va protetta con delle vernici sempre per olio a finish lucido, quindi a finitura lucida, per mantenere la brillantezza del colore. Una delle caratteristiche dei colori ad olio che li ha resi celebri nella storia dell'arte è proprio questa brillantezza e questa vivacità dei colori che non li abbandona nel tempo. A seconda dello strumento che userete potrete avere delle pitture lisce e delicate che soleva stendere il famosissimo Toulouse-Lautrec nelle sue notti parigine, oppure potete via via aumentare lo strato di colore passando per le armoniose forme di Renoir con una posizione di colore più copiosa, sino ad andare alla massimizzazione dell'utilizzo del colore apponendo veramente delle porzioni di colore talmente grandi da venire fuori dal quadro, come per esempio possiamo notare in Van Gogh o in Monet. Insomma, decidete voi lo stile che più vi appartiene, tutto è possibile, basta sperimentare. I colori ad olio vanno spremuti su un piano, ci si può creare una tavolozza di colori o premerli ad uno all'interno di un piano che non sia assorbente, quindi non vi consiglio legno grezzo ma sempre legno molto poco poroso o plastica meglio ancora. Dopodiché vanno diluiti col medium che avrete scelto, stemperati e stesi sul quadro con lo strumento che preferite. In commercio esistono anche degli album tavolozza molto utili. Questi sono utili perché dopo aver dipinto il vostro quadro potete staccare il foglio relativo alla tavolozza che avete usato e cestinarlo ed avere subito dopo una tavolozza nuova senza avere l'incombenza di ripulire tutto. Per pulire gli strumenti che avete utilizzato potete usare dell'essenza di trementina per sgrassarli, quindi poi ripulire bene con sapone di Marsiglia. Asciugare gli strumenti metallici con apposita pezzetta, invece lasciare asciugare i pennelli all'aria, mai con fonti di calore dirette tipo phon o stufe, questo danneggerebbe per sempre i vostri pennelli. Per conservare i vostri colori ad olio al meglio che potete, mi raccomando, ripulite sempre la ghiera dopo aver usato il tubetto, chiudete sempre ermeticamente il tubetto, fate risalire tutto il colore verso la parte superiore del tubetto e ripiegate la parte in eccesso ormai vuota del tubetto in modo da far sì che con lo schiacciamento magari in valigetta di due tubetti tra loro il colore non vada a depositarsi nella parte finale e non essicchi. Mantenuto così, i vostri colori ad olio veramente dureranno un'eternità, statene certi. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e questi suggerimenti vi siano utili per mantenere al meglio i vostri colori ad olio. Noi ci diamo appuntamento sempre qui per il prossimo video. Ciao!